A me fare il presepe è come se io ritornassi bambino. Praticamente moltissimi anni fa c'è stato anche un altro momento delicato, la morte di mio padre. Il parroco, per starmi vicino, mi invitò in parrocchia a realizzare un presepe. C'erano i frati francescani che stavano nel convento e quindi ogni anno c'era la tradizione di realizzare un presepe. In famiglia eravamo 10 persone, io ero il più piccolo, non mi facevano mai realizzare il presepe, mi escludevano. Io poi la notte mi alzavo, cercavo di spostare i pastori già con un senso artistico. Quindi quella fu l'occasione opportuna per realizzare il mio presepe che sognavo da quando ero bambino. Per me la fede si manifesta anche in questo, portare il messaggio del mistero della Natività in tutte le parti del mondo. Il presepe deve essere un messaggio. La mia terra, i sassi di Matera, sono i luoghi che mi ispirano e che più danno il senso dell'umiltà, della semplicità. Io vedo i pastori, gente semplice, gente povera, che si contenta di poco, però di quel poco che gli basta per vivere. Era la fine degli anni 60 e si cercavano le chiese rupestri con affreschi stile bizantino. Qualcuno consultò un pastore che portava le pecore al pascolo nei dintorni di Matera e il pastore nel suo dialetto rispose che nella grotta dormiva con 100 santi che lo proteggevano. Matera ha circa 150 chiese rupestri, sono favolose, con all'interno affreschi stile bizantino. E in effetti la Natività, la grotta, è ambientata in una chiesa rupestre di Matera, che è con il vicinio di Sant'Antonio, dove all'interno sulle colonne ho affrescato due santi, San Giacomo e San Pietro.
E io sono innamorato di queste chiese rupestri, hanno il loro fascino. Ce ne stanno tante in diverse città della Basilicata. Inizia a mettere la gonna. Aspetta, l'importante è che si devono vedere tutte le pieghe. Sì. Aspetta. Aspetta. Perché il maestro poi non è mai contento. Infatti, è molto esigente. In testa cosa ci mettiamo? Aspetta, fallo asciugare un po' adesso, scusa, poi facciamo mettiamo in grembiolino. Testa. Mettiamo l'altra gonnellina a quest'altra. E poi il ritocco sempre dopo che abbiamo finito, che dobbiamo iniziare da capo. Tagliamolo un po'. Non va bene così. No, tagliamolo, sennò il maestro ancora fino a stasera sta col dubbio. Allora, che poi non fammi capire tagliato. Bene cosa devo tagliare. Va bene così. Ti riguarda? A me non mi piace. Tu sei maestro, giustamente. Vabbè, ok. Allora, Maria, quando mi metti lo scialle, mi devi far intravedere il volto. Non scoprirlo tutto, sennò diventa piatto. E beh, a sto punto, che preferisci? Il fazzoletto bianco o quello nero? Mettiamoci il nero, mi piace il nero. Pure in testa il nero? Sì, lugubre, perché no, quasi. Non è lugubre, sono i colori del tempo. C'è la camicia bianca che tieni questo. È come io mettiamo, però mettiamo... Aspetta. Tieni non legato, ma tipo... Eccolo. Tipo la pacchiana. Il maestro ci tiene alla sua regione e quindi è giusto che anche il costume sia lucano. D'altronde l'ambiente è ambientato nei sassi di Matera, il presepe, quindi i personaggi sono i nostri contadini. Questa è una nobildonna che accompagna una vecchina alla grotta, alla natività. Questo è un elemento, no, due statuine che rappresenta una nobildonna e mia madre, cui ogni anno io dedico, da quando è morta, prima era il mio punto di riferimento. Prendevo la mia valigia ogni anno, partivo per New York, Betlemme. C'era sempre lì che mi aspettava. A Natale, quando ritornavo, c'era lì. Adesso che non c'è più, io la voglio nel mio presepe perché me la sento vicino. Serve questa? Serve meglio. Protegge, poi ci mettete sul pluriball o no?
attenzione alle rocce. Ce la faremo con tutto a metterlo dentro? Il principe per me è una scultura, però deve essere anche un messaggio. Quindi per arrivare al cuore di tutti devi emozionare la gente. Quindi con la scultura, realizzando questa grossa scultura, realizzando questi vicoli, i personaggi, le luci, la musica, è tutta una simbiosi che poi arriva al cuore della gente. Sì, sono tutte case che io ho fatto. Ho sparato 1500 prima di fare tutto questo. Sì, vari elementi architettonici che poi io li ho messi assieme e ho creato questa scenografia. Oh, Angelo! Angelo! Le stelle quando le proverete? Le stelle quando le proverete? No. Thank you.